chiediamo agli assessori, insomma a chi di dovere, che si facciano anche portavoce dei nostri problemi, delle nostre lamentele. Insomma, se sei tu come assessore, bisogna che ogni tanto ti fai vedere, scambiamo due parole, non dico, cioè di girare un po' per la città, così ti rendi conto anche, cioè il corso e la piazza sono un conto, ma ci sono anche delle altre attività in altri punti della città abbastanza di secondo piano per la gente, ma che non sono di secondo piano, sono attività importanti anche in zone limitrofe della città. Speriamo che questa cosa sensibilizzi un po' l'amministrazione, anche se abbiamo dei dubbi. Invece di inventare cose dove gli assessori, il comune, l'amministrazione purtroppo non vive, perché non vive la città, non vive il commercio, non vive la cittadinanza, non la vive, sarebbe meglio che si concertasse con loro prima di prendere decisioni in modo unilaterale. Vorrei che i miei colleghi commercianti fossero qui con noi. Ecco, perché vi sentite un po' pochini. Sì, un pochino, abbastanza. E aspettavate una partecipazione maggiore? Siamo molto, molto, molto di più. Veramente sono rimasta molto, molto male di questa cosa. Devo essere sincera, arrivato a questo punto loro ci meritiamo quello che abbiamo e nessuno si deve più lamentare. Mi dispiace, però è quello che penso.